Ragazzi, buongiorno, siamo qui in un nuovo video. Oggi vi voglio fare un video un po' diverso perché voglio fare un unboxing su quello che sono i prodotti di Temu. Che cos'è Temu? È una piattaforma online, un e-commerce, dove si vende praticamente di tutto: abbigliamento, gioielli, orologi, roba di moto, roba di auto. Quindi ha attirato la mia attenzione e ho fatto la pazzia. E che cosa potevo fare, ragazzi? Ve lo faccio vedere. Bam! Praticamente ci sono pacchi del valore di quasi 200 euro, forse anche qualcosa in più, siamo tra i 200 e i 250. Ci siamo scatenati, non ho fatto a meno di poter prendere delle cose che riguardano sia il mondo auto che il mondo moto. Ve le faccio vedere, faremo questo unboxing insieme e vediamo un attimino anche voi cosa ne pensate. Il punto forte di Temu, ragazzi, sono le offerte. Hanno dei prezzi ridicoli, veramente roba che parte dai centesimi, 50, 80 centesimi, fino ad arrivare anche a qualcosa in più, come le biciclette elettriche, i monopattini elettrici, le postazioni da gaming, oppure assemblare dei veri e propri computer. Ma bando alle ciance, oltre ai prezzi già fantastici che loro hanno, partiamo subito nel dire che in direct potete già trovare un coupon del valore di 100 euro. Quindi mettete quel codice e potete già partire da quel coupon, a cui potrete anche abbinarne altri. Diciamo, la forza di Temu è proprio l'assemblare i coupon che loro ogni giorno vi danno. Quindi hanno una propensione nel dare sconti, cioè li regalano come se piovesse. Comunque, detto questo, vi voglio far vedere effettivamente tutto quello di cui ci siamo scatenati, la miriade di pacchi che abbiamo preso. E poi vi faccio vedere che poi sono cose utili che ho preso per me. Allora, ragazzi, bando alle ciance, primo unboxing, possiamo vedere la cassettina degli attrezzi, 46 pezzi all'interno. Qui, ragazzi, troviamo, però, una bella bulloneria. Troviamo ogni tipo di punta per i cacciaviti con il relativo attacco per le chiavi a cricchetto. Testiamolo, eccolo. Mamma mia, che qualità! Oh. Comunque, non solo questo, troviamo anche la bulloneria per i dadi. Stessa cosa, possiamo fare l'attacco per ogni tipo di dado a livello esagonali, le chiavi, per non parlare poi anche dei cacciavite con le punte intercambiabili in un attimo. Tac, possiamo avvitare e svitare. Quindi devo dire che primo articolo non ci possiamo assolutamente lamentare. Tanta roba. Secondo articolo, ma non meno importante, subito, attenzione, sbacchettiamo, aspirapolvere portatile per la macchina, troviamo bel imballaggio, bustina, attenzione, con un minimo di carica, poi ci sono vari beccucci all'interno per la pulizia, dal più grande al più piccolo, proprio per raggiungere anche le parti più difficili, cioè puliamo la macchina, puliamo casa, puliamo quant'altro, i mobiletti, però, attenzione, devo dire che anche la forza non è male, sia con i beccucci che senza beccucci, attenzione, anche già un minimo di carica. Non male, ci siamo. Prodotto interessante, compressore che si può essere utilizzato sia per la parte auto che per la parte moto. Andiamo subito ad aprire perché sono curioso di vedere la qualità e devo dire che è ben curato. Accendiamo, già con un minimo di carica, attenzione perché è importante almeno per farcelo visionare. Troviamo all'interno anche il beccuccio da attaccare, perché questo poi va infilato nelle valvole sia delle auto che delle moto. Possiamo selezionare le varie modalità di gonfiaggio, rileva la temperatura, cioè rileva la pressione della gomma attualmente a freddo. Possiamo selezionare se il mezzo, se auto, moto, pallone oppure bicicletta. Ci basta semplicemente indicare il tipo di pressione che vogliamo raggiungere. Premiamo OK. Mamma, che potenza! Raggiunge la pressione che noi andiamo a stabilire, dopodiché si spegne. Devo dire che sono soddisfatto di questo articolo, bella qualità. Ma non mi aspettavo una simile qualità da te, ragazzi, complimenti. Ma le chicche non finiscono qui, abbiamo tanti accessori sfiziosi, tra cui questa qui, ragazzi, ho trovato, cioè, scontatissimo, c'è un prezzo ridicolo per una presa con la spina classica, 12 volt, a cui possiamo attaccare 1, 2, 3, 4, 5, ben 6 USB. Cioè, e parliamo di una presa fast charger, quindi pure carica super veloce. Devo dire che anche a livello di plastiche non serve, non sembra proprio troppo plasticosa. Quindi direi che come acquisto non c'è male. Può essermi utile perché con questa andiamo a caricare tutte le mie telecamere quando siamo in viaggio. Quindi un altro problema risolto. In più, presa accendisigari, dove possiamo connettere anche qui ben 4 USB e 2 tipo C e un attacco USB normale. Quindi
Non male, non male, ragazzi. C'è anche questo, diciamo, qualità del materiale ottima. Non è plasticosa, non sembra una classica cosa scadente. Quindi, ottimo materiale. E adesso la chicca, cioè non ci siamo risparmiati e siamo andati a prendere anche un interfono per la moto. Quindi adesso lo scartiamo in diretta. Andiamo a vedere la qualità del prodotto e andiamo a vedere che cosa ci hanno mandato. Libretto di istruzioni anche in italiano, quindi ci sono tutte le lingue, tra cui l'italiano, così ci aiuta per la configurazione e l'installazione. Cavetto per la ricarica della batteria, interfono, le due estremità da connettere a livello calamitate, destra e sinistra, da infilare dentro il casco, e il microfono appunto con la sporgenza morbida, quindi non ha l'asticella quella più rigida, e in più due clip adesive per poter connettere all'interno della calotta i due speaker. Quindi ragazzi, non male anche qui, qualità del prodotto, cioè sentiamo i tastini, cioè rigidi, quindi non è la classica cosa morbida. Ovviamente le andremo a provare e vedremo un attimino come ci troveremo. Ottimo prodotto, cioè ragazzi, per quello che costa, cioè un interfono a questo prezzo ridicolo, anziché pagarli 80, 90, 100 euro, cioè di che cosa stiamo parlando? E in più, poi, non ci siamo fatti mancare, ovviamente, non ci avevo pensato, però mi sono uscito e ho detto, vabbè, li prendo e proviamoli. Ragazzi, due AirTag, ho preso uno bianco e uno nero. Ovviamente ho detto, per la moto possono servire, per la macchina possono servire, adesso li apriamo, vediamo un attimino la qualità del materiale, se sembrano tipo fette biscottate, però cavetto, libretto di istruzioni, il primo AirTag è nero, quindi devo dire che la plastica sembra normale, qualità dell'interruttore. Adesso li andremo a connettere e vedremo, proveremo effettivamente com'è. Anche questo bianco, cavetto, libretto di istruzioni e AirTag, ovviamente copia dell'AirTag, non della Apple, ma clone, vediamo un attimino. Questo qui è bianco, tastino, libretto di istruzioni, qualità della plastica ottima. Adesso li proviamo a connettere all'applicazione dell'iPhone e vediamo un attimino come se la cavano. Quindi ragazzi, proviamo a fare la connessione dell'AirTag, o come lo chiamano loro, SmartTag. Andiamo qui nel menu, abbiamo il menu, dobbiamo andare alla ricerca dell'app, possiamo andare dov'è, quindi clicchiamo apri, che è già installata nell'iPhone, ci sono già i miei dispositivi connessi, clicchiamo ad aggiungi oggetto, altro oggetto, proviamo a cercarlo, vediamo un attimino. Hai messo un suono, nel frattempo cerca, ha trovato AcuTag, connetti, se riesci nome lo chiamiamo AirTag Teo, perché no, continuo, seleziona un emoji, mettiamo quella dell'occhietto, ok, possiamo andare a trovare la posizione praticamente sempre del nostro oggetto. Cioè ragazzi, e di che cosa parliamo? Cioè di che cosa parliamo? Una cosa connessa in 30 secondi e funziona. Se lo vogliamo spegnere ci basta tenerlo premuto 4 secondi. Emette un suono, si spegne e automaticamente dovrebbe perdere la connessione del Bluetooth. Quindi ragazzi, e che qualità? Che qualità? Cioè parliamone, che qualità? Allora ragazzi, siamo all'otto finale, ultimi due articoli, tra cui il caricatore della batteria. Questo qua ci permette di caricare, come possiamo vedere, auto, moto, scooter, barche e camper. Non solo rileva il voltaggio della batteria, ma la possiamo mettere anche sotto carica. Adesso lo andiamo ad aprire, vediamo un attimino cosa ci rileva, cosa ci nasconde questo pacco. Allora, come possiamo vedere, abbiamo libretto di istruzioni con le varie lingue, c'è anche l'italiano. E qui la confezione completa, tra cui il caricatore, bello grande, anche interruttore, possiamo vedere il display come è fatto, qui dovrebbe uscire il voltaggio della batteria,
la carica e poi c'è anche il chip che va a interrompere il ciclo di ricarica quando la batteria risulta ad avere il suo massimo voltaggio, in modo da non andarla a rovinare. Se lo vediamo dal vivo, come abbiamo visto il cartone, il braccio di istruzioni, qui ci sono i mousetti, l'abbiamo acceso, collegato, qui c'è il tastino con la modalità mod, quindi toccando questo tasto potremo andare a intercambiare le varie modalità. Se vogliamo per caso le auto o i camper, oppure semplicemente altri mezzi e poi le moto. Adesso è in off perché non è collegato al voltaggio della batteria, però ragazzi devo dire che si presenta bene, quindi la qualità devo dire che è abbastanza ottimo per il prezzo che effettivamente l'abbiamo trovato, e cioè niente. E gran finale, una borsa, qui si viaggia, quindi ho pensato bene di prendere una borsa porta articoli per i sedili posteriori, quindi con abbastanza scompartimenti. Si attacca tranquillamente ai sedili posteriori e possiamo nel vano cofano riempirlo con queste belle sacche di oggetti, ovviamente perché i cofani sono sempre in disordine, con questo qui andiamo a risolvere i problemi. Un bel vano largo, quindi ragazzi, devo dire che solo qualità per i prezzi ridicoli che Temo offre, solo qualità, quindi rapporto qualità-prezzo, ragazzi, posso dire veramente confermato. Poca spesa, tanta resa, cioè ma che cosa volete di più? Ragazzi, ma la piattaforma di Temu è facilissima anche da usare. Non solo potete usarla su computer e andare a vedere il loro sito internet, ma potete scaricare anche l'app. È facilissimo. Scaricate l'app, aprite, andate a visionare l'e-commerce, troverete tutta una miriade di prodotti, selezionate quelli che più vi piacciono. Potete tranquillamente cliccare ad aggiungere l'articolo nel carrello. Dal carrello procedete per il pagamento e da lì vi basta inserire il codice sconto per il coupon che vi verrà defalcato automaticamente dal conto totale. Ragazzi, una piattaforma veramente molto intuitiva, facile da utilizzare, accetta spedizioni praticamente in tutto il mondo in tempi veramente record, perché neanche 2 settimane i pacchi arrivano, forse anche meno. I resi sono gratuiti e ovviamente in tutto il mondo, e in più se ci dovessero essere ritardi c'è anche un coupon ulteriore di 5 euro, quindi ragazzi c'è una piattaforma che si preoccupa e vede e provvede. Il resto ragazzi rimane a voi, potete praticamente comprare, selezionare quello che più vi piace in tutto e per tutto. Quindi ragazzi, a voi la scelta, spero che questo unboxing vi sia piaciuto, come avete visto ho preso prodotti veramente di vasta gamma che più mi servivano per la componente auto e per la componente moto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e vi ricordo il coupon di 100 euro che vi lascio in direct. Ci vediamo al prossimo video, belli!